è sicuramente minore, ma certamente non vuol dire che hanno un'evoluzione diversa. Sono spesso aggressivi, spesso in tempi molto veloci possono determinare una malattia sistemica. E decisamente quindi vanno affrontati come una malattia oncologica, ma hanno una peculiarità, quella che coinvolgendo il sistema meccanico del movimento, hanno la particolarità che non dobbiamo resecare il tumore, pensare alla soluzione oncologica, ma fare anche in modo che il paziente, spesso giovane, possa riprendere la sua funzione, possa continuare una vita di relazione identica alla precedente. Proprio questa particolarità gli americani la identificano come un one-shot therapy, cioè una terapia che deve essere mirata, molto particolare, resettiva e con il più basso rischio di inseminazione locale per evitare che la malattia possa ripresentarsi localmente e diventare poi progressivamente una malattia più cattiva. Come facciamo quindi ad affrontare questi tumori assai particolari? Io dico sempre che ci sono le tre R che hanno un ruolo importantissimo nella nostra condotta quotidiana: la radiologia, la resezione, la radicalità della resezione, la scelta di una ricostruzione, come dicevamo, funzionale, che consenta quindi una ripresa assolutamente la migliore possibile per il paziente che andremo a curare. La radiologia oggi ci fornisce delle tecniche assai sofisticate, dalla risonanza alla TAC, ma oggi ancora di più la PET, che fanno in modo che noi conosciamo ogni singolo angolo prima di giungere sul tavolo operatorio. Sappiamo che la contiguità e l'infiltrazione dell'osso, che cosa fa la corticale, se ci sono all'interno delle calcificazioni, e chiaramente quello che rappresenta forse uno degli elementi più importanti, il rapporto con i vasi, che sono praticamente quelli che poi portano in periferia il sangue, e noi dobbiamo sempre rispettare per evitare dei danni molto più severi. Da questa ripresa, diciamo, di coscienza di questa condizione, chiaramente noi andiamo a identificare i margini. I margini per noi sono determinanti proprio, come dicevamo prima, per una cura radicale. Oggi la radiologia, e qui faccio un rapido esempio, per esempio con questo ossosarcoma del bacino, ci consente appunto di vedere, di visualizzare in maniera precisa, con delle ricostruzioni, la sede del tumore, come questo si insinua nelle parti molli e come i vasi, appunto, dicevamo prima, vengono diciamo, interessati dalla malattia. E quindi con questi sistemi noi giungiamo sul tavolo operatorio con una nozione di anatomia patologica locale molto molto approfondita. Vedete come possiamo addirittura eseguire una ricostruzione preoperatoria che su una console che ci consenta appunto di identificare le sedi di resezione, in questo caso l'ischio, il pube e il sacro, saltando la sacca iliaca, e come questo progetto sia assolutamente rispettato nel post-operatorio, dove il femore solidarizzato con una vite che serve a stabilizzare quantomeno il femore prossimale con il bacino e quindi consentire un movimento. Quindi questo certamente identifica come la radiologia ci aiuta in tante condizioni. La resezione deve quindi prevedere sempre l'asportazione del tumore in blocco, asportando l'osso con le parti molli e magari con tramite bioottico, per evitare sempre quella famosa disseminazione locale di cui dobbiamo assolutamente temere sempre. Tutti riconoscete questo famoso dipinto. Immaginate quindi che una di queste tessere si possa ammalare. Per poter salvaguardare questo dipinto, in realtà noi siamo portati ad asportare soltanto la tessera che si è ammalata. In realtà
non ci può essere maggiore errore, perché dopo poco la malattia dà una disseminazione locale importante e il dipinto lo perdiamo del tutto. Se noi invece all'inizio potessimo eliminare non soltanto la tessera malata, ma le quattro le tessere che circondano il tessuto sano, quindi intorno alla malattia, è vero che sacrificheremmo parte del dipinto, ma avremmo sicuramente salvaguardato tutto il resto. Questo deve essere l'anima con la quale noi dobbiamo affrontare questo tipo di chirurgia, considerando che le aponeurosi, il tessuto adiposo, i muscoli l'osso rappresentano queste barriere, e noi, a secondo delle necessità, studiando, come dicevo, le immagini pre, dobbiamo immaginare qual è la migliore resezione possibile per quella malattia e quindi fare degli interventi che siano radicali ed ampi. È chiaro che se noi asportiamo una parte di tessuto lo dobbiamo ricostruire. Come lo dobbiamo ricostruire? Oggi abbiamo a disposizione numerose tecniche. Abbiamo le protesi modulari, che sono più o meno in commercio, sono dei sistemi protesici a segmenti che possono essere utilizzati per colmare le perdite di sostanza. Vedete qui un omero sulla sinistra, un omero totale a sinistra o un femore totale a destra. L'aggiunzione sia articolare di ginocchio che di anca consentono un movimento discreto e chiaramente un effetto motorio sicuramente molto interessante. Oggi ancora di più viene alla nostra il vantaggio di poter utilizzare delle protesi custom made, cioè delle protesi costruite su misura, sulla scorta di un esame TAC, così come abbiamo visto in precedenza. In questo caso è uno Ewing che giunge a termine dopo una terapia neoadiuvante e con la ditta che ci produce le protesi, noi stabiliamo i segmenti di resezione e quindi da questo momento riusciamo a ingegnerizzare il nostro impianto protesico. Abbiamo un colloquio costante e stretto con gli ingegneri che producono questo impianto e possiamo ottenere la produzione di un segmento protesico che si adatta in maniera perfetta alle necessità del paziente, riproponendo le dimensioni, gli agganci per poter appunto tornare a ricreare l'anello pelvico, come in questo caso di sarcoma di Ewing. Questo è l'impianto protesico che poi ci giunge, il Phantom, che è un po', diciamo, la parte plastica che ci giunge a nostra disposizione, che serve un poco per conoscere e maneggiare questa protesi prima di poterla impiantare. E questo è l'impianto della protesi, una aliaca con un sistema avvitato che ci consente praticamente di ripristinare l'anello pelvico. Il risultato è interessante. Questo è un paziente che ha diciamo ripreso una sua funzione alquanto normale nel suo basso, una clavicazio sicuramente importante, ma continuate a che si è giunti a dover effettuare per poter rimuovere questo tumore. Ancora vorrei focalizzare la vostra attenzione sugli innesti massivi. Sono dei segmenti protesici che noi otteniamo dalla banca dell'osso, praticamente dei segmenti di congelati a meno 80, che poi possiamo modellare e utilizzare al bisogno a secondo della perdita di sostanza. Questo è il risultato. Una funzione articolare, okay. Una ripresa articolare motoria sicuramente paziente, okay. Con tumore appunto al femore distale. Ma i tumori delle parti molli, tornando un po' a quello che era un po' il nostro diciamo concetto di base iniziale, sono dei tumori assai strani. Sono di varie dimensioni, da tumori molto voluminosi come quello che vedete che trasporta il Michele Gallo, che è il mio collaboratore, o piccole lesioni che si rilevano appunto come nelle immagini qua alla mia destra.
Noi sappiamo che queste lesioni dei parti molli hanno un cutoff 5 cm. Quando una lesione è al di sotto dei 5 cm, pur con un'asportazione ampia, vedete in questo caso il tessuto prossimale e distale, la fascia che lo contiene, sono malattie che pur nella loro escissione non hanno una grossa evoluzione, le controlleremo nel tempo, ma l'atto chirurgico sicuramente ha consentito di ottenere il miglior risultato terapeutico possibile. Diverso invece quando le lesioni sono voluminose, come questo liposarcoma, un liposarcoma della regione adduttoria, in questo paziente con un grado G2, e in questo caso chiaramente dobbiamo salvaguardare il fascio vascolo-nervoso e quindi procedere alla resezione sempre ampia di questa voluminosa lesione, che chiaramente invade una regione assai peculiare dello scheletro. Quindi dobbiamo fare in modo poi che le nostre strutture muscolari vengano salvaguardate, appunto, per consentire, come dicevamo, il movimento. Che ho fatto? Che è successo? Aiuto. La peculiarità degli liposarcomi poi è una diversità di struttura interna. Guardate questo liposarcoma mixoide di una donna di 70 anni, sempre di una regione molto particolare del ginocchio, una regione mediale, e guardate questa immagine alla risonanza, molto interessante, con questo seppimento che divide la lesione. Bene. Noi ci siamo trovati a dover resecare questa lesione, eppure vedete che non si vede nulla. Non si vede nulla? No, è scomparso l'audio, il video. C'è stata un'attivazione di registrazione da parte di qualcuno. Flavio, forse hai elevato la condivisione, magari premendo l'avanzamento. Provo un attimo a ricollegare lo schermo. Eccolo qua, è ricomparso. Ok, quindi avete visto questa immagine assai peculiare di questa lesione delle parti molli? Divisa in due, la parte mixoide e la parte invece che completamente diversa dal punto di vista strutturale. Questo è molto importante perché immaginate, per esempio, in un atto biottico, prendere la parte, una delle due parti, chiaramente ci induce ad un pensiero sulla diagnosi completamente diversa. Quindi dobbiamo stare molto attenti e ribadisco, valutare molto bene la risonanza proprio per conoscere questo nostro nemico che andiamo a resecare. Molto importante è la contiguità con i vasi, la possibilità che questo tumore possa infiltrare i vasi e quindi creare dei danni di periferici, sicuramente è molto importante. In questo è molto evidente questa lesione vicina che è infiltrata dal... io riporto sempre quella che è l'esperienza di uno dei maestri dell'oncologia ortopedica, che è Rodolfo Capanna. Rodolfo dice sempre che quando con un batuffolo noi riusciamo a staccare il vaso senza creare praticamente un'aderenza che resista al batuffolo, noi possiamo considerare il vaso libero da malattia. Ma se questo gesto durante l'intervento chirurgico non riesce a distaccare in maniera sufficiente il vaso, vuol dire che il vaso è assolutamente infiltrato dalla malattia e dobbiamo quindi provvedere ad un bypass. Così come abbiamo fatto in questo caso, vedete la ricostruzione della femorale. E qui l'immagine è molto interessante, vedere proprio la pulsazione della femorale dopo ricostruzione, prima che si chiuda il campo chirurgico. Ancora un altro caso molto interessante, vedete, purtroppo alcune malattie entrano forte contatto, diciamo, in dipendenza dal movimento. Una mano, sapete quanto è importante per noi, quanto sia determinante. Bene, in questo caso noi avevamo questo sarcoma epitelioide dello spazio interdigitale. In questo caso
Abbiamo eseguito una resezione assai particolare dei due raggi centrali e pur creando una mano molto atipica, noi consentiamo al paziente di poter avere l'opponente e quindi la possibilità comunque di gestire una mano e utilizzare anche un quinto dito per poter avere comunque una presa. Ancora un ultimo caso che vorrei porre alla vostra attenzione, purtroppo molte volte anche i tumori delle parti molli hanno, così come abbiamo visto, avere un'infiltrazione con i vasi, la possibilità di di impegnare il segmento osseo. In questo caso la previsione è una resezione in blocco del femore e una ricostruzione con una protesi segmentaria. Questa è una protesi segmentaria cementata, vedete queste piccole nubecole che sono appunto il cemento e l'impianto protesico con una testa che andava a sostituire l'impianto, la testa femorale. Purtroppo ancora sempre abbiamo a che fare con delle amputazioni, pur con grande dispiacere dobbiamo ricorrere a queste metodiche quando una malattia come questa invade il popolo e entra posteriormente. E quindi a questo punto l'unica soluzione possibile è un'amputazione di coscia. Io concludo, questo è il mio gruppo, sicuramente Anna De Chiara, la nostra anatomopatologa, ha una posizione centrale, senza di lei, ma senza di voi anatomopatologi, molto del nostro lavoro sarebbe sicuramente penalizzato, perché abbiamo bisogno di conoscere la malattia prima di poter affrontare qualsiasi passo, solo in questo modo possiamo risolvere il problema oncologico e nel contempo evitare che questi giovani pazienti possano diventare dei disabili. Ok, Flavio, grazie molte per la bellissima presentazione. Ci tenevamo molto a sentire e a vedere quali sono gli effetti delle nostre diagnosi, vedere dal vivo. Questo ci aiuta molto a capire e a renderci conto anche delle responsabilità che abbiamo, diciamo, nella nostra professione. Se hai la cortesia di trattenerti, potresti rispondere a qualche domanda dopo la presentazione del professore De Tosso, perché purtroppo per questi piccoli incidenti di percorso abbiamo avuto qualche ritardo. Colgo solo l'occasione per chiedere cortesemente a tutti i partecipanti di disattivare gli audio in maniera da interferire il meno possibile. Io non sento più nulla. Professore, avete disattivato l'audio? Noi ti sentiamo. Ecco, adesso voi vedete anche il mio schermo? Sì. Io non ancora. Io purtroppo no, non ho visto neanche quello di Flavio, sono Anna De Chiara. Purtroppo. Prova. Allora, vediamo. Ho fatto tutte le prove. Un attimo, che c'è un po' qualche problema. Io provo a entrare e uscire, dai, aspetta. Un attimo soltanto, per favore, Anna De Chiara sta venendo in camera mia per assistere alla presentazione, quindi deve prendere un attimo un ascensore. Iniziate, non aspettate, io corro. Allora, mi si dice, alcuni mi dicono che vedono, voi vedete, non vedete? Io lo vedo benissimo. Lo vedo Ecco, mi potete dire se vedete il mio schermo? Io sì. Assolutamente sì. Ecco, se vedete, perfetto. No, okay. Sentite anche? Vedete sì. Tutti? Sì. E allora, vabbè,
Paolo, comincia, dai. Ok, perfetto. Allora, adesso è scomparso a me, quindi interessante questo. Posso dire che Google Team mi sta facendo un po' impazzire. Ad ogni modo, vediamo se riusciamo a ripartire. Abbiate solo pazienza, un secondo. Ecco, voi vedete. Dove siete? Noi sì. Che cazzo è sbagliato qua dentro? Io non lo so. Posso partire? Sì, sì. Allora, vabbè, quello che cercherò di fare nei tempi che non ricordo più quali siano, più o meno, insomma, più o meno, cerco di starci dentro, è quello di capire un pochino insieme come è evoluta la classificazione di, in qualche modo, della nuova WHO e come in qualche modo si possa cercare di inserirla nel nuovo contesto dell'anatomia patologica. Ci devo capire una cosa, ragazzi, che c'è un casino bestiale questo sistema. Infatti non è quella la mia presentazione, benissimo, ma è questa. Eccola qua. Il problema, adesso ho capito, che nel caso di Google Team bisogna che in qualche modo i computer registrino lo schermo e questo sembra non sia così semplice. Ad ogni modo, come vi ha già detto collega in precedenza, stiamo parlando di un gruppo molto eterogeneo di malattia rara, e come si sa la rarità in qualche modo è un problema che tende ad affliggere l'accuratezza diagnostica. Come vedete abbiamo nella sostanza una malattia aggressiva, vedete come quasi metà dei casi i sarcoma finiscono poi per metastatizzare, soprattutto i polmoni, e vedete come la sopravvivenza comunque sia a tutt'oggi insoddisfacente, questo indipendentemente dello stadio con cui la malattia si presenta e anche della sua istologia. Come anche in parte è stato accennato, nell'immaginario collettivo i sarcomi sono neoplasie degli arti, questo non è molto vero in realtà. Sappiamo che i sarcomi possono insorgere in qualunque sede anatomica e relativamente frequentemente anche in sedi viscerali. Naturalmente è una cosa di cui ci si è un po' resi conto nell'ultimo decennio, questo sta generando, se volete, anche qualche shift nelle classificazioni, nel senso che ci si rende conto che, per esempio, chi si è occupato in modo prevalente di, che ne so, di patologie ginecologiche, è chiaro che ha un'expertise più grande nelle neoplasie epiteliali, con quelle mesenchimali. Non farò molti esempi oggi, ma se pensate, che ne so, al problema del diagnosi differenziale tra l'EM e il sarcoma uterino, i cosiddetti STAMP, è un esempio tipico di una confusione che è generata da chi pensa spesso di approcciare le neoplasie, diciamo, non epiteliali con gli stessi criteri delle neoplasie epiteliali. È qualcosa in cui si sta cercando in qualche modo di mettere rimedio, ma è fuori discussione che ci sono ancora molti problemi da risolvere. Chiedo scusa, sì. Noi vediamo le slide ferme alla prima pagina. Ah, stupendo. Se voi non fermo. Questo è un bel problema. Cosa vedete adesso? Sempre la prima. Sempre la prima. Io veramente non so cosa dire. Vediamo che cosa io possa fare. Apro il pannello di condivisione. Presentazione di PowerPoint. Cosa vedete adesso? Una diapositiva diversa dalle precedenti, il WHO. Vediamo se provo ad andare avanti adesso, cosa succede. È un po' un problema. Adesso mi sembra che sia andata indietro, avanti, così vedete. Sì, sì.
Adesso funziona. Bene. Sì. Io ci aiuti. Allora, stanno muovendosi ora, sì? Allora, qual è la rilevanza di una classificazione corretta? Perché non è questi i temi? Beh, insomma, questo è lo stesso discorso che vale un po' per tutta l'anatomia patologica. La diagnosi patologica è razionale del processo di decisione clinica. Naturalmente c'è una diagnosi, c'è un tentativo di dare delle informazioni prognostiche o predittive, c'è la consapevolezza che la morfologia convenzionale è ancora uno strumento potentissimo di diagnosi. Naturalmente questa va anche in qualche modo collimata, certo, con l'integrazione di altre metodiche che sono l'immunistochimica dagli anni 80 in qua, che è la genetica molecolare. La classificazione di sarcomi evoluta per morfologia, per approccio istogenetico, sostanzialmente noi sappiamo che l'approccio istogenetico è solo una convenzione, sappiamo che un tumore non è che semplicemente può assomigliare a un tessuto normale, ma non necessariamente deriva da quel tessuto normale. Ma la classificazione nel caso delle anaplasie mesenchimali è puramente morfologica, ancorché complementata ovviamente da altre metodiche. E lo scopo è quello di individuare ciò che è una entità che sia morfologicamente che clinicamente distinta. E naturalmente mi auguro sempre che le diapositive vadano avanti. E, ho avuto l'avventura di occuparmi della questione del WHO per 20 anni più o meno, questi sono i 3 risultati di quel lavoro. E, lavoro che è complesso, spesso più per questioni diciamo di tipo burocratico, politico all'interno del mondo complicato da WHO, che per reali non disagrimenta il panel degli esperti, che di fatto non si sono quasi mai realizzati. Il plus degli ultimi 20 anni è stato l'aver coinvolto i genetisti molecolari, aver finalmente integrato l'immunofenotipo e la genetica, avere un authorship che è abbastanza ampia, questo evita un po' i cosiddetti bias di opinion leadership, perché poi comunque tutte le contribuzioni, che sono di più di 200 autori, vengono in qualche modo poi ridiscusse parola per parola nell'ambito appunto delle conferenze di consenso. Sono cambiate molte cose in questi anni. Oggi abbiamo una definizione della categoria di tumore, abbiamo questo sia per l'osso che per le parti molli, ma io mi fermerò più che altro sulle parti molli. Oggi la genetica naturalmente è riconosciuta come una parte importante anche in alcuni casi della definizione della malattia, anche se poi tornerò su questo, forse qualche passo indietro su questo è stato fatto. Ci sono tipo di neoplasie come l'istocitoma fibroso maligno, le mangiopericidoma, che sono di fatto scomparse, formalmente scomparse, per creare poi o per lasciare spazio a categorie o categorizzazioni di neoplasie decisamente più precise e più corrispondenti, sia la realtà biologica e morfologica che la realtà clinica di questi pazienti. Poi, naturalmente, si è reso più omogeneo, soprattutto in questa quinta serie. In passato capitava di leggere un capitolo sui GIS sul GI e scoprire che era scritto diversamente rispetto ai soft tissue, e oggi questo non accade più, proprio perché alla fine la WHO ha saggiamente deciso di incaricare gli stessi autori quando il tema era il medesimo, in modo da evitare poi così shift pericolosi nella lettura. E è così, si sono introdotte nuovi concetti che magari cercherò adesso in qualche modo di affrontare in modo molto, molto, molto rapido. Per quanto riguarda la categoria tumorale, è importante ricordare che non esiste più solo il maligno o il benigno, ma esistono delle forme cosiddette localmente aggressive che possono essere non metastatizzanti, come la fibromatosi desmoide, oppure che metastatizzano in un range inferiore al 5-3% dei casi. E di questo è importante che i colleghi clinici siano consapevoli, soprattutto quando alcune neoplasie, che sicuramente, come la fibromatosi desmoide, si caratterizza per morbidità locale importante, ecco, sapere per esempio che in questo caso l'aggressione chirurgica rischia di essere a volte un fattore aggravante e che la strategia di un wait and see o di una
attesa, attenta, può essere la strategia vincente, è qualcosa di importante, ma qualcosa che va ovviamente riservato a una figura fantasy del spoiler, non certo ai diversi mimica che noi conosciamo o che immaginiamo. E, sul tema della diagnostica molecolare, è curioso, ma io mi trovo ormai da anni a svolgere un'attività di moderazione, nonostante credo che sia stato di aver contribuito un pochino a questo field, e, poiché io ritengo che la genetica molecolare sia importante, che in una certa quota di casi sia assolutamente anche dirimente, ma che questa quota di casi non superi il 10-15%. Che altra cosa di dire, ok, analizzo la muta molecolare, tutti i sarcomi che vedo perché ho un interesse accademico, perché c'è ricerca da fare, eccetera, ma altra cosa è dare un messaggio che dice, ok, senza una diagnostica molecolare non è possibile fare diagnosi di sarcoma. Questo è falso ed è un messaggio che noi non dobbiamo in alcun modo diffondere. Perché naturalmente il problema è come noi definiamo la malattia. Ora, è possibile che la genetica molecolare in qualche modo sia l'unico modo per definire l'atrofia muscolare bulbare spinale, ma sicuramente quello che definisce il cancro oggi è la morfologia, e intendendo morfologia anche la morfologia di immunomorfologia è quello che io amo chiamare che è la morfologia molecolare. Ora, questo grande equivoco che nasce spesso nell'ambiente, soprattutto dell'oncologia medica, il quale ha una fascinazione per le alte tecnologie, soprattutto per quelle che comprendono poco, è legato così alla espansione dell'uso delle tecniche cosiddette di Next Generation Sequencing, che poi insomma NGS però non dice nulla, visto che sono ormai metodiche sul mercato da circa 12 anni. E il termine corretto è Massive Parallel Sequencing, che descrive esattamente quello che si fa. Allora, è innegabile che sia una metodica robusta, straordinaria, che ci consente di fare molte cose. Ci consente per esempio di validare le classificazioni, faremo degli esempi, identificare nuovi marker diagnostici, identificare nuove entità tumorali, discutere della patobiologia dei sarcomi e anche identificare nuovi target terapeutici. Pensate al tema degli NTRK in generale, non sono dei GIST, ma su questo poi vorrei fare qualche esempio. Pensiamo alle validazioni delle classificazioni. Esiste un'entità che si chiama sarcoma sinonasale bifenotipico oggi, che sono una forma di sarcomi a basso grado, e vedete che intendono insorgere prevalentemente in donne di mezza età con una sedia anatomica, vedete, assolutamente caratteristica, la cui morfologia alla fine, se dovessimo pensare a una lesione mesenchimale, ricorda molto un sarcoma sinoviale. La cosa peculiare, nonostante una morfologia aggressiva, è quella di un bassissimo rischio di recidiva e di fatto non sono riportate tutt'oggi metastasi a distanza. Con questo, come vedete, tipo di morfologia, quindi molto cellulata. Quando dico che somiglia a un sarcoma sinoviale, riferisco a questo monomorfismo della proliferazione neoplastica, queste cellule fusate che ricordano da vicino appunto un sarcoma sinoviale monofasico. La cosa interessante in queste neoplasie è che una certa quota presenta caratteristica differenziazione miogenica, anche rabdomioblastica, che naturalmente possiamo in qualche modo poi rivelare utilizzando le immunistochimiche. Ora, quello che è interessante è che queste lesioni hanno delle alterazioni ricorrenti di geni di fusione, in questo caso PAX3, MAML3, e altri poi, vedete, geni di fusione sono stati descritti. Qui posso aprire una parentesi: PAX3 FOX è anche qualcosa che si osserva spesso in piccoli subset di rabdomiosarcomi, e quindi qui emerge un po' la questione: che cosa definisce la malattia? Lo definisce il gene di fusione che è presente o lo definiscono le caratteristiche clinico-patologiche? Io preferisco pensare che lo definiscono le caratteristiche clinico-patologiche, ma poi tornerò su questo più in là. Quindi vedete, una malattia che è chiara dal punto di vista morfologico, chiara dal punto di vista della presentazione clinica, qualche problema dal punto di vista della genetica molecolare, perché ripeto,
se io ho una regione del capocollo che si presenta con un gene di fusione PAX3, FOXO1, PAX3 NCO2 ed esprime marcatori miogenici, qui ho il legittimo dubbio possa trattarsi di una, in realtà di un rabdomiosarcoma. E quello che può essere importante ricordare è che allora, anche qui emblemati di come la genetica molecolare finisca in certi casi, in situazioni in cui non è in qualche modo gestita e garantita dalla morfologia, a rappresentare più un problema che una risorsa. Ovviamente, perché è rilevante? È rilevante perché, dispetto di una morfologia molto aggressiva, il decorso incolente clinico è molto indolente, ed è quindi rilevante comunque utilizzare la genetica molecolare almeno in fase iniziale, fase di validazione dell'entità, per dire ok, vedete, quello che noi osserviamo accadere nel tratto sinonasale di queste donne di mezza età con questa morfologia ha anche un correlato molecolare. In qualche modo la genetica molecolare diventa una conferma di quello che noi abbiamo osservato dal punto di vista morfologico, che è quello che è accaduto in gran prevalenza ogni volta che ci siamo occupati di genetica molecolare dei sarcomi. Altro esempio è una lesione ormai, vedete, che comincia ad avere 9 anni, a volte diventa a dire relativamente recente, purtroppo il tempo passa in modo inesorabile, ed è questo un gruppo di lesioni che è stato in qualche modo ricategorizzato con maggior precisione da Chris Fletcher, ma che corrisponde verosimilmente a ciò che molto tempo prima Joe Mir aveva identificato come la variante fibroma-like di sarcoma epitelioide, o da Steve Billings come emarginotelioma simil epitelio di sarcoma. È una lesione enormemente interessante. Vedete, sono più che altro maschi, giovani, vedete come gli arti siano le sedi più frequenti. È una lesione che tende a recidivare molto spesso, ma a metastatizzare molto poco. Questi sono i nostri casi, vedete, con interessamento osseo, perché una delle altre caratteristiche affascinanti di questa malattia è il fatto che può coinvolgere simultaneamente molti piani tessutali, dalla cute all'osso. E dovete sapere che inizialmente queste lesioni venivano intese come lesioni metastatiche, non sono lesioni metastatiche, sono semplicemente lesioni multifocali. Qui vedete per esempio lesioni cutanee associate quindi a lesioni periostee e altre all'interno dell'osso. Questo è uno dei casi ossei che abbiamo descritto negli anni al sole, vedete l'osso che è infiltrato da questa proliferazione di elementi, in parte epiteliomorfi, in parte fusati. Questo è un esempio in cui prevale, vedete, questo pattern infiltrativo da questa parte di questa popolazione, che ha questi ampi citoplasmi. Vedete che rarissimamente si osservano vacuoli intracitoplasmatici, e capirete perché. Ecco, abbastanza rilevante, anzi lo dico, trattandosi di neoplasia in cui supponiamo un'origine endoteliale, il tema è che invece una delle caratteristiche dei tumori endoteliari, cioè i vacuoli intracitoplasmatici, tendono a non essere presenti. Il senso del nome pseudomiogenico è per quei casi in cui, vedete, dimostrano questi aspetti che ricordano in qualche modo i rabdomioblasti, grazie a questi enormi citoplasmi eosinofili. Questo invece è un caso in cui predomina una morfologia chiaramente epitelioide, questo è predominantemente fusata. Vedete, è strano a volte la distribuzione epidemiologica, nei casi che osservo, che osserviamo qui in Europa, la predominanza è in neoplasie epiteliomorfe, ne ho spesso discusso con un mio amico Chris Fletcher, loro ne vedono prevalentemente con morfologia fusata, ma questo chiaramente è legato un po' dei bias di selezione dei casi che si ricevono. La cosa importante è che qualunque sia la morfologia epitelioide fusata, abbiamo questa gloriosa espressione di citocheratina A1 e A3, quindi una pancheratina, che si associa molto spesso alla espressione dei marcatori vascolari, che possono essere IRG, che è molto efficiente in questa situazione, oppure anche CD31. La validazione, ebbene, perché uno può dire, vabbè, ma avete messo insieme delle cose un po' epitelioidi, un po' fusate, non si capisce, si sorgono un po' dappertutto, l'osso, i tessuti molli, la cute. Beh, tutti questi casi hanno esattamente la stessa gene di fusione che mette insieme Serpine 1 e FOSB, che è anche interessante perché l'espressione di FOSB diventa un biomarker surrogato della fusione. Per cui la verità
è che di fronte a questa morfologia, questo immunofenotipo, corredata dall'espressione di FOSB, non è necessario, se non per poi interessi d'altro genere, andare a caratterizzare dal punto di vista molecolare la lesione. Naturalmente, più geni di fusione si cercano, più NGS facciamo, più Archer sistemiamo, più soldi spendiamo, vedete, si trovano anche delle varianti. In questo caso abbiamo la CTB con la lactina beta con FOSB, che è un nuovo gene di fusione che Cristina ha identificato qualche anno fa. Perché è importante? Vedete anche qui, decorso clinico indolente, anche se sembra un sarcomaccio orribile, multifocalità con coinvolgimento appunto di vari livelli e situazioni in cui la chirurgia aggressiva non è necessaria, si possono fare nodulectomia. Uno dei primi pazienti, un paziente di Boston, in qualche modo è stato amputato prima della descrizione dell'entità o della catalizzazione definitiva, ed è uno che ogni sei mesi fa visita a Chris Fletcher, cavolato, perché gli hanno fatto l'amputazione. Chiaramente Chris Fletcher non ha molto da dire, non è assolutamente responsabile, ma è un paziente che è impazzito, proprio resosi conto che in assenza di una descrizione accurata, di fatto era stato etichettato come malattia metastatica all'esordio e quindi trattato con un intervento sicuramente efficace, ma ovviamente assolutamente spropositato rispetto ai bisogni di quel paziente. Nuove entità tumorali. Ecco, la cosa più in qualche modo che mi piace di più ricordare sono sicuramente il gruppo di sarcomi cicli arrangiati o bicori arrangiati, che sono qualcosa realmente di molto nuovo. Ora, naturalmente c'è da dire una cosa, ci sono situazioni in cui il riconoscimento di un'alterazione molecolare e il suo correlato morfologico sono importanti. Ecco, l'attitudine, soprattutto in alcuni gruppi, di sottoporre tutti i casi a caratterizzazione molecolare, con una scarsa attitudine alla correlazione morfologica, poi rischiano di creare dei problemi, nel senso che la proliferazione di entità non entità, che sono fatte di uno o due casi, che tragicamente non si assomigliano l'uno all'altro, che hanno dei corsi clinici, nella migliore delle ipotesi non si ha nozione del decorso clinico, nella peggiore delle ipotesi alcuni sono benigni, alcuni sono maligni, alcuni sono intermedi. Ecco, questo tipo di approccio, che è cosa che io definisco simile leucemico, ebbene, io credo sia più un danno che una ricchezza in questo momento. Non lo è certo la descrizione appunto dei sarcomi CIC traslocati, che si sono arricchiti nel tempo, una volta identificati i primi casi, poi di serie abbastanza solide. La più bella è quella appunto messa insieme da Cristina Chris Fletcher, San Antonio e Chris Fletcher. Non a caso questi sono tutti casi che nel corso di una vita Chris Fletcher aveva messo da parte perché afferenti a quella categoria cosiddetta degli Ewing atipici. Certo, atipici perché? Beh, alcuni sono effettivamente delle neoplasie cellulari rotonde, che quindi entrano in danno differenziale con sarcoma di Ewing. Altri hanno queste caratteristiche di stroma mixoide, questi polimorfismi che non sono caratteristiche dei sarcoma di Ewing. E sto dicendo sarcoma di Ewing perché questi casi sono stati tutti quanti sepolti e trattati come fossero sarcoma di Ewing, tra virgolette, atipici. Atipici appunto perché non erano sarcoma. Certo, la necrosi in massa può essere osservata nello Ewing, però vedete già una neoplasia che tende a essere più epiteliomorfa. Mi auguro che le diapositive stiano sempre andando avanti, casomai datemi una conferma se ciò non dovesse avvenire. Altre neoplasie non questa caratteristica. Sta andando Paolo, va. Va bene, che santo ci ha aiutato, perché siamo in Campania, San Gennaro ci ha aiutato. Salerno, qual è il santo patrono di Salerno? San Matteo. Allora San Matteo ci ha aiutato. Pensavo fosse San De Luca, che per me... Non ancora, tra poco. Non è ancora beatificato, perché per me è un mito, lo vorrei capo del governo. Ebbene, poi vedete casi epitelioidi, che non è certo il caso. Io so come dico. E questo vi aiuta a vedere un po' la variazione morfologica di questo tipo di lesioni, che alcune diventano addirittura
vagamente fusate. L'immunisto chimica ci può aiutare, per esempio la sostanziale seminegatività del CD99, che è variabile, a volte peci, non è mai così bello di membrana come è sempre nel sarcoma di Ewing. Se volete, questo innesca una raccomandazione. CD99 si chiama 99 perché colora 99 cose diverse, ma sicuramente non esistono sarcomi di Ewing CD99 negativi. Questo è un po' apodittico, perché in patologia esiste tutto e contrario di tutto, ma con i colleghi di Rizzoli abbiamo rivisto più di un migliaio di casi, e guarda caso quelli Ewing CD99 negativi, immaginate, non erano degli Ewing. E TV4 è positivo nella maggioranza dei casi, mentre questo altro bel marcatore, che è NKX2.2 di Ewing, tende a essere negativo. Quindi, a sostenere che morfologia immunistochimica in qualche modo ci possono sicuramente aiutare. E anche qui, vedete, una volta che si è generata il sarcoma ciclico arrangiato, soprattutto con FOX e soprattutto con DUX4, i due geni, un altro gruppo che sono degli amici francesi, bravissimi, soprattutto bravissimi genetisti molecolari, Frank Thirod è un semidio dei geni di fusione, François Lelorer è un bravissimo patologo, non eccellentissimo dal punto di vista morfologico, tant'è che Jean-Michel Coindre, nonostante sia in pensione, fraterno amico, passa di lì a Bordeaux ogni tanto da buttare un occhio. Perché dico questo? Perché vedete, è bastato trovare dei casi in cui Cicher è arrangiato con il gene NUT, che come sapete è anche un target terapeutico di NUT carcinoma, per dire ecco qua la variante. Ora c'è un piccolo problema però, il NUT è stato inventato oggi è un giovane, non è più un giovane patologo, ma spariti. È entrato qualcuno a gamba tesa. Eh sì, è sparito. Proviamo a vedere, torniamo. Ci siamo? Voi vedete là adesso? Io vedo di nuovo. Sì, ora sì, ora sì. C'è una, evidentemente Google, Microsoft Teams ha un elemento animistico, cioè fa quel cazzo che vuole a un certo punto. Ebbene, Chris French, che nei miei anni di Boston era un giovane specializzando, non sembrava neanche brillantissimo, davvero. Nessuno avrebbe immaginato che French sarebbe diventato il The Nut Man, addirittura un laboratorio totalmente dedicato per una molecola diventata importantissima, come ripeto, un bersaglio terapeutico nei cosiddetti Nut Cancers. Ebbene, lui ha descritto prima di tutti questa CIC-NUT-M1 fusion, ma giustamente ha ritenuto di mantenere, vedete la morfologia, molto carcinoma-like, pensare che questo non sia un sarcoma. E non semplicemente perché questa volta NUT riarrangia con CIC diventa un sarcoma. Ora, purtroppo, vedete, scusate la punta polemica, mamma mia, ma siamo tra di noi. Ecco, il mestiere dei patologi dovrebbero fare un po' anche i patologi, non solo, ripeto, i genetisti molecolari, perché non hanno quell'expertise che noi abbiamo sulla morfologia. Sperando che le diapositive stiano precedendo, il secondo gruppo che è stato descritto più o meno contemporaneamente è i cosiddetti sarcomi B-core correlati. Ora, il perché questi venissero sepolti nel passato nei sarcomi di Ewing è un po' un mistero, nel senso che la gran parte di questi sarcomi B-core correlati, ecco, alcuni sono a cellule rotonde, ma la gran parte sono sarcomi a cellule fusate. E se c'è una cosa che possiamo dire del sarcoma di Ewing è che è una neoplasia a cellule rotonde. Ora, siccome spiego sempre che per fare il patologo è necessario conoscere la geometria, fusato è diverso da rotondo, ma passando sopra questo picco o grande problema, ecco, B-core è un altro gruppo di sarcomi nel passato trattati come di Ewing, che invece hanno questa morfologia sostanzialmente fusata, a volte anche bifasica. Questo è il privilegio di poter condividere con voi uno dei, sono casi molto rari, un sarcoma B-core post-chemoterapia, vedete come prevale una morfologia fusata, ma permangono questi cluster, queste bolle di cellule più rotonde.
Naturalmente Bicore Espresso, come molto espressa la ciclina di 3, che è il partner appunto di Bicore nel gene di fusione. Ancora una volta noi possiamo utilizzare un marcatore immunofenotipico come marker surrogato di un gene di fusione. Dette tutte queste chiacchiere, perché è importante? Perché alla fine della nuova WHO abbiamo deciso di dare dignità di entità a questo gruppo di lesioni. Perché dal punto di vista clinico sono lesioni completamente diverse. Bicore ha un outcome totalmente, assolutamente migliore di Ewing e dei sarcomici traslocati. È chiaro che sia i Bicore che i CIC non andrebbero idealmente trattati dal punto di vista chemioterapeutico come gli Ewing, perché non sono dei poor responder, ma soprattutto Bicore probabilmente potrebbe essere anche proprio non trattato dal punto di vista della chemioterapia, perché probabilmente un approccio, diciamo, meno intenso, meno aggressivo dal punto delle terapie sistemiche sarebbe ugualmente efficace. E naturalmente nella nuova WHO trovate poi anche altri gruppi di lesioni che pian piano sono stati scorporati, appunto dal sarcoma cellulare rotonda per eccellenza, che è il sarcoma di Ewing, tra questi i cosiddetti non ETS view, cioè quei sarcomi in cui IWS, invece di riarrangiare con un membro della famiglia ETS dei fattori di trascrizione, utilizza altri geni, in particolare NFAT-C2, PATS1 e in alternativa IWS, ma esattamente più o meno lo stesso gene, FUS e NFAT-C2. E la cosa, irrompendo per un attimino nella altra parte delle mie passioni, che sono i tumori ossei, vedete come IWS e NFAT-C2 sia prevalentemente una neoplasia ossea, ed è una neoplasia squisitamente epiteliomorfa, squisitamente epiteliomorfo, con quello bello stroma acromixoide, e questo è un maschio di 32 anni con questa massa nel femore destro, che se non avesse 32 anni potremmo tranquillamente pensare di essere una metastasi di carcinoma scarsamente differenziato. È chiaro che in questa situazione, di estrema rarità, lesione primitiva ossea epiteliomorfa, con quello che oggi sappiamo, è ineludibile a questo punto provare a trovare una conferma molecolare del gene di fusione. In realtà queste lesioni le avevamo incontrate qualche anno fa lavorando con gli amici di Leiden, ed è questa in realtà la prima dimostrazione di un pattern molecolare molto caratteristico, perché la cosa per cui anche dal punto di vista molecolare noi riconosciamo con la FISH questo tipo di neoplasia è che in aggiunta al gene di fusione si osserva anche un'amplificazione di IWSR1 che normalmente non è mai presente nei tumori di Ewing. E altra lesione che non è entrata in questo momento, perché i casi sono ancora pochi, c'è un solo lavoro, sono queste neoplasie maligne epiteliomorfe in cui lo spettro di fusione è molto diverso e coinvolge il gene GLI. Ve lo mostro solo con preghiera di non essere troppo confusi. La mia opinione personale è che queste lesioni siano semplicemente varianti di neoplasie miepiteliali o di carcinomi miepiteliali, le quali presentano un'amplissima gamma potenziale di geni di fusione. Sono neoplasie che hanno, vedete, una morfologia epiteliomorfa, sono 600 positive, a volte esprimono la cheratina. Questo è un esempio di questi casi di una donna di 27 anni con una massa di 5 cm paravertebrale, e vedete come la morfologia sia squisitamente epiteliomorfa, vedete come la neoplasia esprima intensamente l'S100 e poi con la tecnica NGS, con il panel Archer, abbiamo individuato la fusione tra GLI e il gene MALAT1. Però, vedete, nelle grandi discussioni avute da WHO, la decisione è stata di non rendere obbligatorie i test molecolari. E allora, è curioso, io mi sono un po' arrabbiato dicendo, guardate, noi possiamo fare molte cose, possiamo dare dei nomi ai tumori, ma se ai tumori diamo un nome che è CIC, che è Bicore, che è GLI, che è Paperino, ebbene, rispetto a questi label, a quel punto noi dobbiamo
per poter utilizzare queste etichette, utilizzare anche le tecniche molecolari. La discussione è stata molto intensa, ricca, direi, di spunti. Qualcuno ha detto, ma io sono talmente figo che non ho bisogno della genetica molecolare, e non era Chris Fletcher, per cui non ho bisogno della genetica molecolare, e qui sono volate qualche, diciamo, pernacchione. Qualcun altro a questo punto ha detto, vabbè, ma la WHO vale per tutto il mondo, ed è assolutamente vero, se la WHO vale per tutto il mondo è chiaro che noi non possiamo utilizzare marcatori o biomarcatori molecolari che non sono accessibili. Però in realtà noi stiamo facendo una classificazione, non stiamo decidendo di quali risorse dobbiamo destinare ai paesi in via di sviluppo. Tema che mi trova sensibilissimo, ma tema che non può entrare nel momento in cui definiamo l'entità. Questi sono tre tumori. Francamente, se voi, io so che cosa sono, ma perché li ho già diagnosticati, secondo me si assomigliano abbastanza. E questo è un CIC, questo è un BICOR, questo è un GRI. Difficile arrivare a una diagnosi definitiva, anche se sei il più grande fenomeno del mondo, senza poter avere un correlato molecolare. Quindi la mia posizione in questo momento è che laddove la definizione della malattia contiene l'identificazione del gene di fusione, il gene di fusione va identificato. Venendo poi ai possibili target, beh, insomma, noi qualche anno fa abbiamo avuto la fortuna di, studiando fondamentalmente, studiamo ancora i GIST wild type, cioè quei GIST che non hanno mutazioni canoniche di KIP, di GFR alfa, RAF e SDH, e abbiamo trovato per primi che NTRK poteva essere coinvolto in geni di fusione di GIST. All'epoca NTRK non era un tema, oggi lo è, perché si è scoperto che si poteva targettare in modo efficace questa molecola. Vedete il waterfall plot dello studio di fase 1/2 e vedete come, se tu selezioni i pazienti, questa è una serie ovviamente enormemente arricchita di fibrosarcomi infantili e sarcomi pediatrici, il tasso di risposta è assolutamente spettacolare. Questa è la ragione per cui poi alla fine ho finito negli ultimi 2 anni così a essere un po' coinvolto nei temi di NTRK, che è un tema problematico, perché mentre nei sarcomi, tutto sommato, come infantile costitutivo, negli altri si trova, vedremo adesso, in pochissime entità, il problema per un farmaco che poi è stato licenziato in modo agnostico, che vuol dire che è utilizzabile in qualunque tumore abbia un arrangiamento del genere NTRK, pone il problema nei patologi come identificare questi pazienti. Ora, nel caso dei sarcomi, in realtà è un buon problema, perché noi abbiamo 3 situazioni. Fibrosarcoma infantile. Ma in fibrosarcoma infantile, per fare la diagnosi, bisogna fare il gene di fusione, quindi non c'è discussione. Nelle altre 2 entità abbiamo la cosiddetta tumore neurale simil lipofibromatosi, che è una lesione benigna, e poi una serie di tumori che sembrano delle neoplasie neurali, ma che possono essere benigne o maligne. Quindi, nella sostanza, non utilizzeremo mai il farmaco in questa entità, appunto, che è LLNT, semplicemente perché è una lesione sostanzialmente benigna che ricorda infatti una banale lipofibromatosi, che questa lesione, vedete, a cellule fusate, che infiltra diffusamente il tessuto adiposo. Questi sono quelli che vengono invece chiamati comunemente tumori neurali simil PNST, non MPNST, simil PNST, simil tumori del nervoso periferico. Alcuni hanno una morfologia blanda e vanno benissimo, anche alcuni hanno una morfologia sarcomatose e vanno male. Però stiamo parlando di frazioni di percentuale rispetto al mondo già raro dei sarcomi. Quindi è chiaro che l'identificazione di questi problemi, di questi casi, è tutt'altro che semplice. Vedete l'espressione, coespressione di S100 e CD34, che è una delle caratteristiche che vi può balzare alla mente. Questa è l'espressione di un pan-tracker, che come molecola di screening è un buon modo per cercare di identificare le lesioni. Dovete però sapere che nel caso dei neoplasie mesenchimali, molte neoplasie in realtà in cui NTRK poi non è riarrangiato, che è il prerequisito per l'efficacia del farmaco, possono presentare espressioni di NTRK, per esempio tumori neurali benigni e tumori muscolari lisci. Quindi i sarcomi NTRK riarrangiati in realtà sono insignificanti sul piano della
numerosità. Altra cosa è quando si dovesse discutere dei Becky Killer. E vedete, anche qui, rispetto alle iperboli dell'inizio, ma insomma, vedete come mettendo insieme Suggestive Precision Oncology, MD Anderson e Memorial Sloan Kettering, vedete come la frequenza, per esempio del cancro del polmone, sia intorno, se va bene, allo 0,2% e non al 2% come inizialmente ci volevano far credere. Nei sarcomi abbiamo cercato di mettere insieme almeno un position paper per cercare di orientare i test diagnostici, dicendo sostanzialmente, molto semplicemente, che l'immunistochimica è un buon marcatore di screening, ma se poi vogliamo trattare quel paziente è necessario una conferma poi in genetica molecolare. Ora, volendo avviare una conclusione, vorrei così condividere con voi invece una riflessione un po' più generale, perché non è che la nostra disciplina sia sempre, diciamo, scevra da attacchi anche abbastanza scriteriati. In questo lavoro patetico, il cui titolo in qualche modo ci ingannerebbe, perché vedete, Cancer Diagnostics, The Journey from Histomorphology to Molecular Profiling, sembra quasi che sia una cosa molto romantica. In realtà, se voi leggete questo lavoro di questi due tizi, che spero se ne siano tornati in Arabia Saudita, dove spero li abbiano internati, dicono fondamentalmente che l'anatomia patologica non serve più a niente, perché è vecchia, perché costa un sacco di soldi, perché non c'è relazione tra morfologia e terapia. Evidentemente i signori non hanno mai sentito parlare di sarcoma di Jung, osteosarcoma, che la classificazione è troppo complicata e soprattutto che tanto non siamo capaci di fare le diagnosi, che sono totalmente inattendibili. Quindi una serie di riflessioni molto eleganti, non sono ancora riusciti a catturarle io personalmente, ma se un giorno ci riesco capirete che non li tratterò benissimo. Quindi la proposta qual era? Era quella di dire: ok, ma non abbiamo più bisogno di queste classificazioni complete, classifichiamo i tumori in base all'alterazione molecolare. Ora è chiaro che questi sono due deficienti, ma perché lo sono? Perché di fatto poi i geni di fusione, o comunque i geni in realtà, sono molto promiscui, si spalmano su patologie molto diverse, sarcomatose, non sarcomatose. Vedete, per esempio, se anche io dovessi occuparmi di ALK, dovrei sapere di sarcomi, di linfomi, di cancro del polmone, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà il trattamento di questi pazienti è diretto a gruppi professionali competenti, nel caso dei sarcomi per i sarcomi, nel caso del cancro del polmone per il cancro del polmone e così dicendo. E l'altro elemento che sta emergendo, di cui potreste essere in qualche modo interessati, è questo principio agnostico, cioè l'idea che io possa trattare il cancro in base alle alterazioni molecolari, è un'altra delle solenni sciocchezze che si sentono circolare, in particolare dopo la approvazione del farmaco anti-NTRK, che è stato sì approvato per via agnostica, cioè stabilendo un principio dal punto di vista regolatorio che il farmaco va dato a un paziente che ha un tumore con NTRK riarrangiato. Ma quello è un paziente che prima di NTRK ha un tumore che dovrò diagnosticare, che dovrò stadiare e che alla fine dovrò anche in qualche modo preoccuparmi di stabilire se non è NTRK riarrangiato e riferirlo all'oncologo medico che si occupa delle sedi anatomiche in cui quel tumore insorge. Non esisterà mai un NTRK oncologist, esisterà un oncologo del polmone che tratterà un paziente con un cancro del polmone che incidentalmente ha una variazione nel gene NTRK e che quindi è suscettibile alla terapia con entrectinib o larotrectinib o qualche altro farmaco che sta comparendo adesso. Su questo dobbiamo essere molto chiari. Quindi non esiste una classificazione molecolare dei sarcomi o del cancro. Come sapete, l'unica eccezione potrebbe essere oggi, da qua in avanti, la classificazione dei tumori del sistema nervoso centrale, dove effettivamente pare che gli oncologi, i neuro-oncologi, siano più interessati a sapere non tanto se sia un glioblastoma, se è un oligodendro, ma se abbia IDH integro o mutato. Ma questo è un settore che non è applicabile a tutti i settori della patologia. E questo è un esempio pratico di una lesione quasi benigna alla vostra sinistra, che è il fibro istocitoma angiomatoide,
è una lesione super aggressiva, come se il coma cerebrale, detto anche melanoma delle parti molli, che hanno esattamente lo stesso genio di fusione. Naturalmente è evidente che noi vogliamo vedere la morfologia prima di far fare la chemioterapia a un paziente o non farla fare, perché vogliamo avere una diagnosi, non semplicemente un dato molecolare. E se questo è un angiosarcoma, come chiunque di noi può identificare, il fatto che abbia un arrangiamento del gene CIC non vuol dire che farà 6 cicli di chemioterapia, farà semplicemente la gemcitabina o taxotere, che sono i due farmaci che sono attivi nell'angiosarcoma. Quindi vedete bene che se una diagnosi serve per un trattamento, noi possiamo anche sequenziare tutti i sarcomi, tutti gli angiosarcomi, ma sta di fatto che quel paziente verrà trattato perché è un angiosarcoma, indipendentemente dal gene di fusione. E questo è un esempio pratico, un angiosarcoma epitelioide, che certo si fa fatica a dire che è un angiosarcoma, poi potrebbe essere una neoplasia epiteliale indifferenziata, ma esprime il CD31, ed è questo che determina il suo trattamento terapeutico. Perché mi scaldo tanto? Perché poi io ho la sfortuna ormai da 20 anni di frequentare troppo gli oncologi medici, per cui nel 2017 all'ASCO ho avuto l'avventura di vedere questo paper presentato 2 volte. Alla mattina in un gruppo di ricerca clinica che si chiama SARC, al pomeriggio all'ASCO. E la cosa interessante è che la mattina tutti hanno detto che era una gran puttanata, e il pomeriggio hanno tutti detto che era una gran genialata. E cosa hanno fatto questi signori? Hanno preso 5.000 istologie, l'hanno testato con Foundation One, che è il prodotto di Roche che va a identificare alterazioni eventuali in un gruppo molto ampio, quasi 450 geni, panel che conosco bene perché è nato quando frequentavo molto più spesso di quanto il tempo mi consenta oggi il Dana-Farb. Ebbene, che cosa hanno trovato i fenomeni? Hanno trovato che sostanzialmente, grazie a questa straordinaria metodica, si sono cambiate le diagnosi iniziali in 5% dei pazienti. Tra per esempio, dall'eomiosarcoma a liposarcoma. Il problema è, se non so più cosa succede, ma io non credo che in Italia ci sia nessun patologo, ma neanche nessuno specializzando al primo anno, che avrebbe un problema nel fare la lesione differenziale tra liposarcoma e eomiosarcoma. Possiamo farlo con 3 euro dandolo al più scarso dei patologi del mondo, oppure con 400 euro, anzi in questo caso sono 3.000 euro, facendo un Foundation Lab. Per diagnosticare un clear cell dal melanoma, non è che serva fare 450 geni, basta fare una FISH per i WSRM. Sono 70 euro contro 3.000 euro. Se poi andiamo a vedere lo studio, vedete che nel quasi un quarto delle diagnosi erano sarcoma e NOS, ma quale struttura clinica consentirebbe, a un emolinfopatologo di non fare diagnosi di tipo di linfoma in quasi il 25% dei casi? Voi vedete come il mondo ruota intorno al mondo dei sarcomi. C'è gente che si è convinta che alla fine non servono i patologi, non servono i clinici, basta prendere un po' di DNA, buttarlo dentro Foundation One o chi per lui, e pop up verrà fuori una risposta. Ora dovete sapere che al Dana-Farber, dove Foundation è stato inventato e dove è stato offerto gratuitamente a tutti i pazienti affetti da sarcoma per 6 anni, ebbene, su 1.600 pazienti, in nessun caso il test ha prodotto una decisione clinica. E la decisione clinica è stata: non facciamo più il test. Ora, è curioso sapere che mentre gli americani, che hanno inventato questo test, abbandonano quel test, in molte oncologie mediche stiamo convincendo i pazienti a spendere 3.000 euro per avere una risposta da Foundation One. Guardate, io come patologo mi sento indignato e mi perdonerete se continuerò, fin quando avrò fiato, a dire che questi signori mentono sapendo di mentire. Del resto, capisco che la letteratura nordamericana non valeta, e quando ci si chiede seriamente nelle meta-analisi di tutti gli studi che hanno comparato i pazienti trattati in presenza di informazioni relative a una profilazione estesa del genoma verso quelli in cui non sapevamo nulla, ebbene la conseguenza è che alla domanda se ci sia un beneficio per giustificare il sequenziamento sistematico di tutti i cancri dei pazienti, la risposta è no. Vi dirò di più. L'ultimo studio condotto in Francia dal French Sarcoma Group ha dimostrato, e questo è veramente straordinario, che il braccio di trattamento
con miglior outcome era quello dei pazienti in cui non ci si erano preoccupati di analizzare i 450 geni. Quindi tutti gli studi clinici in questo momento che cercano di spacciare come necessaria una profilazione estesa sono falliti. Ciò nonostante vedo che anche nel nostro paese c'è una fortissima, fortissima pressione, che ovviamente mi pare un po' pelosa, per andare invece nella direzione opposta. Ora, io non sono contrario a pensare che possano esistere delle situazioni in cui al fallimento della terapia tu puoi analizzare il genoma del paziente per cercare un target potenziale. Però vedete cosa succede? Questi sono i dati dei miei amici del Dana-Farber. Questo è un paziente in cui un bravo patologo, vediamo se riesco a recuperare il mouse, non lo vedo. Come vedete, il caso numero 2 è un paziente con il diagnosi di carcinoide atipico. È il bravo patologo che ha fatto la diagnosi, si vede un po' spubblicato dal fatto che poi fanno fanno l'oncopanel, che è quello che poi è diventato Foundation One, e trovano una mutazione, un gene di fusione con IWS. Quindi diventa Ewing sarcoma, quindi il paziente viene sistemato. Devo anche dire che il paziente poi ha avuto delle tossicità importanti. Ebbene, peccato che poi anche il sottoscritto in questo quasi gruppo di amici, nel quale abbiamo identificato le alterazioni del gene IWS nei neoplasie neuroendocrine. Quindi bastava aspettare 6 mesi e evitare di infliggere a questo paziente la chemioterapia sbagliata. La genetica molecolare non è la risposta a tutti i quesiti, semplicemente è uno strumento importante che noi cerchiamo di implementare e che cerchiamo di utilizzare al meglio, però senza forzature, senza condurre i pazienti loro malgrado sulle strade sbagliate. Dunque, quali sono le mie conclusioni? Beh, è evidente che noi abbiamo oggi a disposizione delle nuove classificazioni, queste sono potentemente nutrite da test molecolari, che non vengono peraltro considerati mai dalla WHO obbligatori, ma che a mio modo di vedere in molte situazioni sono utili, ma che non sono mai un rimpiazzo della diagnosi morfologica. A me dispiace di dover utilizzare uno strumento antico e secondo alcuni obsoleto come il microscopio. Credo però invece che questo microscopio, certamente complementato da tutte le tecnologie di cui abbiamo a disposizione, sia uno strumento in questo momento irrinunciabile. Lo dico anche da direttore di scuola di specialità, nel senso che quello che sto cercando di inculcare nella testa dei giovani futuri patologi, che non c'è una diagnosi accurata oggi se non attraverso l'acquisizione di informazioni che sono macroscopiche, microscopiche, citologiche, e che sicuramente poi saranno liberi di arricchire di ogni ulteriore informazione cellulare. Bisogna dire che al momento, e lo dico da membro di un molecular tumor board, forse il primo in Italia, una profilazione genomica estesa ha praticamente nessuna rilevanza clinica, soprattutto in un contesto quale italiano e europeo in cui l'uso off-label dei farmaci è fortemente scoraggiato, nel senso che se qualunque cosa troviamo o è in label oppure di fatto quel paziente non può essere trattato con quel farmaco potenziale. E credo ancora che tutto sommato un bravo patologo sia molto più importante per i destini di un malato oncologico che una piattaforma NGS. E con questo predicone io avrei anche finito. Ok, allora grazie mille alla professore Dei Tos, che credo che non abbia deluso solo le aspettative, soprattutto diciamo nella seconda parte della presentazione ha fatto delle affermazioni pesanti, insomma ha preso posizioni senza remore, quindi sicuramente ci sono molti motivi di interesse e di discussione, per cui per dovere intanto di ospitalità vorrei dare la parola ai primi che hanno chiesto tra l'altro di intervenire, e nello specifico sono prima il dottore Fazzioli e poi vedo la mano alzata forse la dottoressa De Chiara. Comunque Flavio, prima tu avresti qualcosa da chiedere al professore Dei Tos. Anna, non ti sentiamo. Anna, devi attivare il microfono.
io che sto utilizzando il computer di Flavio. Ok, allora prego, ok, vai. Ok, Paolo, come sempre non le mandi a dire le cose, no. Chi ti conosce lo sa bene. No, solo una domanda forse lievemente provocatoria a proposito degli NTRK sarcomi. Per la validazione, diciamo, per il farmaco, nel caso in cui l'anticorpo fosse positivo, quindi una validazione, come dire, una conferma molecolare, FISH, NGS sono sovrapponibili e quindi dipende semplicemente dalle potenzialità del singolo laboratorio? Sai, guarda, Anna, FISH ovviamente è meglio di niente. Il problema è che FISH tende a non vedere almeno un 30% degli arrangiamenti di NTRK. Quindi, potendo, diciamo che l'NGS è la metodica da utilizzare in questo specifico contesto, quello che noi facciamo. Dopodiché, sai, NTRK può essere anche visualizzato, screenato. Noi abbiamo fatto per un grosso studio sul carcinoma del colon. In realtà abbiamo semplicemente fatto immunistochimica più real time, PCR real time, e i risultati sono stati molto buoni, come poi conferma. Ecco, nella situazione dei sarcomi, però, è chiaro che tendi a utilizzare l'NGS proprio perché alla fine sono veramente pochi casi, veramente pochi casi. E la cosa interessante è che tutti i pazienti con sarcoma italiano che sono stati più o meno screenati, credo siano qualche centinaio, ne hanno beccato neanche uno fino adesso, come era atteso. Okay. Il B-Cor come anticorpo, io devo dire il B-Cor come anticorpo, perché spesso voglio dire anche l'ingesso, cioè non è l'Archer, quello che vuoi, insomma non è come dire, contributivo, quindi è meglio l'anticorpo forse in questo caso, ma ti ha mai dato dei problemi? Il B-Cor non è iperspecifico, no? Questo è un problema, nel senso che il B-Cor tende ad essere arrangiato non solo paradossalmente perché hai una gene diffusione con B-Cor, ma anche in altre situazioni. Quindi su questo. Però il combinato disposto di B-Cor e ciclina B3, tutto sommato, è un biomarcatore surrogato che è sufficiente per la diagnosi. Ok, grazie. Altre domande? Ci sono altri? Nessuno vuole fare una domanda al professore De Tos? Posso fare un commento da profano, una domanda da profano? Beh, io condivido pienamente la seconda parte della sua proposizione. Forse farei un poco più una distinzione netta dell'uso dell'ingesse per quello che riguarda gli aspetti diagnostici e quello che riguarda gli aspetti predittivi, soprattutto poi per quello che riguarda le patologie non sarcomatose. Cioè, il problema è che io vengo dalla patologia antica, no? Quindi però quello che poteva dare e che dà la diagnostica tradizionale, soprattutto in termini di predizione e quindi di programmazione terapeutica, l'ha data. Ora, certamente l'NGS, ecco, le tecniche molecolari hanno una strada, ma non se ne vede altro, perché sennò in alternativa per le terapie, soprattutto per i tumori chiaramente non sarcomatosi, noi rimaniamo sempre al grading, al K67, non vedo altre cose, non so come la vedi tu, Paolo. No, ma guarda, credo di avere più piattaforme NGS di quante ne vorrei avere. Allora, io ho una posizione molto semplice, nel senso che nella nostra realtà regionale abbiamo deciso di centralizzare l'NGS in tre strutture, compresa la mia. La prima che è partita in realtà è Treviso, che è quella che ho fatto partire un paio d'anni fa. Noi utilizziamo oggi l'NGS anche per i biomarcatori predittivi, colon, polmone, melanoma e quant'altro, ma semplicemente perché è una metodica che ci fa risparmiare materiale, che ci consente, se vuoi, di raggruppare, centralizzando e dare efficienza al sistema. Perché non è vero che l'NGS è più sensibile del Sanger. L'NGS è più sensibile del Sanger se fai un esperimento, perché se tu volessi avere, volevo dire, la stessa profondità di analisi del Sanger, i risultati su 500 geni, i dati te li danno dopo 3 anni. Allora, l'NGS va molto bene, secondo me, nelle anatomie patologiche, proprio perché è una metodica che rende più efficiente il processo di determinazione dei predittori. Quello che io sui quali io sono molto perplesso
e questa spinta continua all'uso di profilazione 500 geni. Ma io cerco sempre di chiedere ai miei amici, dico, clinici, sentite un attimo, ma facciamo l'elenco dei geni che servono. Se arriviamo a 25 siamo stati bravi, ma voi dovete dirmi perché dobbiamo guardarne adesso e oggi nel 2000, gennaio 2021 dobbiamo farne 500 600, perché non capire. Dopodiché, certo, abbiamo una gara in corso per una profilazione estesa. Guardate, nel Tumor Molecular Board pensiamo di dare 1000 pazienti all'anno. Vorrei essere smentito, ma io credo che non trarremo enormi benefici da quei 1000 pazienti sequenziati, che saranno i pazienti con malattie orfane, pazienti al fallimento terapeutico. Ma lo dico perché gli studi già pubblicati sono studi negativi. Allora, noi vogliamo rifare gli studi negativi e rifacciamoli. Poi figurati, io se io mi metto contro la possibilità di trovare anche un paziente, anche due, anche tre, va benissimo. Come nella Bibbia, no? Quando il Padre Eterno doveva distruggere Gomorra, bastava che ce ne fosse anche uno di bravo e Gomorra è salvata. Il problema è che Gomorra è stata rasa al suolo comunque. Paolo, tu hai il temi di fare la fine della moglie di Lot. Altre domande per il dottore Fazioli, che ha avuto la pazienza di aspettarci, per il professore dei TOS? Qualcuno degli studenti, avete un'occasione, non siate timorosi. Lui sembra burbero, però non lo è. Non siate timorosi e chiedete. Paolo, hai convinto tutti, quindi non vedo che non c'è. Non ci sono altre domande. Bene, bene, bene. E allora chiudiamo qua. Ti ringraziamo innanzitutto Flavio, che non so se c'è ancora, per te, che ancora hai avuto la gentilezza di partecipare, e a tutti i numerosissimi. Ci sei, Flavio? Eccoti, ecco. Dove sei? Sono qua. Ah, ecco qua. Ti volevamo ringraziare e salutare, sperando di rivederci prima dei prossimi 20 anni, perché sennò veramente no. Speriamo certamente. Scusate tutti per tutti i disagi, probabilmente la piattaforma era sottodimensionata rispetto alla mole proprio fisica dei partecipanti, però questo non ci può fare che piacere. Grazie ancora a tutti, prego gli studenti di trattenersi per la prova e al prossimo mese. Grazie ancora a tutti, arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie a tutti.